Viaggiare in treno ai tempi del Covid-19. Questa mattina con le telecamere di TV City siamo stati in zona circumvesuviana per documentare la sicurezza nei treni. Tra gli intervistati emersi pareri contrastanti. Se una parte dei passeggeri si dice soddisfatta delle regole adottate per il contenimento del virus, l'altra si dichiara preoccupata e in ansia per la quasi totale assenza dei controlli. Bisognerebbe mettere qualche treno in più. E purtroppo non è che è facile e dobbiamo adeguarci. Aspettiamo che si risolva un po' la regione Campania, il nostro De Luca e il nostro De Gregorio, il presidente del consorzio, facciano qualcosa in più, perché veramente è una cosa forse la più disastrata, forse ancora di più per quanto riguarda le scuole, è proprio i viaggi sui treni, sulla Vesuviana, sulla Metro Napoli, la linea 1. C'è distanziamento tra le persone? No, non ci sta, perché è difficile che ci sia, perché i treni sono molto pochi, ce ne vorrebbero in più, e quindi quando arriva un treno nessuno vuole aspettare l'altro che viene dietro, e quindi si crea quell'assembramento. È un po' problematica la questione, innanzitutto perché credo che la gente non abbia preso ancora coscienza, insomma, di questa emergenza, chiamiamola così, e quindi, insomma, non tutti rispettano le regole. La mascherina non sempre viene indossata. Io, per esempio, come autista di autobus ho questo problema: non sempre è facile far rispettare questo tipo di regola e a volte sono costretto a lasciare i passeggeri a piedi perché non hanno i dispositivi di protezione individuale. Devo dire che comunque mantengono la distanza nel treno, forse per la paura, e quasi sempre rispettano anche i posti a sedere, uno sì, uno no. Quindi c'è distanziamento? Sì. Devo dire che prendendo il treno tutti i giorni riscontro questa cosa. I controlli sono adeguati per questa emergenza, secondo te? I controlli da parte degli agenti no. Sotto questo punto di vista no. Non ci sono controllori che controllano né i biglietti né se realmente indossano tutti la mascherina. Tra i passeggeri non c'è distanziamento? No, assolutamente. Controlli? Controlli nemmeno, per niente. Purtroppo. I treni sono parecchi affollati? Allora, dipende anche nelle ore, per esempio nella fascia mattiniera no, però per esempio di pomeriggio sì. C'è una consapevolezza diffusa ormai che non c'è tanto da scherzare, insomma, le distanze vengono autogestite, non c'è un'attenzione particolare da parte del gestore, ma insomma gli utenti del servizio sono abbastanza responsabili, insomma. Se saltano tre corse è evidente che le persone devono andare al lavoro, quindi purtroppo devono poi fare di necessità virtù, ma insomma con un funzionamento accettabile del servizio c'è un rispetto piuttosto diffuso. Qual è il suo modo particolare per tutelarsi da questa emergenza quando viaggia nei treni? Ma insomma sedersi mantenendo appunto il distanziamento prescritto, evitare e magari anche insomma consigliare a chi lo dimentica di indossare la mascherina in modo corretto, insomma magari stare vicino alle finestre se sono aperte, insomma le solite cose. Dipende molto dall'orario in cui si prende il treno, perché fondamentalmente all'orario che generalmente prendo io non c'è molto affollamento. La situazione diventa sicuramente molto più importante nelle ore successive. E quindi io penso che bisognerebbe incentivare il numero di corse. I passeggeri stanno rispettando le regole, il distanziamento, le mascherine? Nella maggior parte dei casi, almeno per quello che ho visto io, sicuramente le regole sono rispettate. Comunque non sono tutti disponibili posti a sedere, quindi le condizioni di sovraffollamento si vengono a creare. C'è consapevolezza di questa emergenza tra le persone, secondo lei? Credo nella maggior parte delle persone sicuramente sì, però c'è una minoranza che non rispetta affatto le regole e il fatto che gli ospedali già iniziano ad essere pieni, ovviamente questo lascia per il futuro degli scenari che non sono proprio l'ideale. Si cerca di mantenere la distanza per quello che si può. Perché per quello che si può? I treni sempre affollati perché stanno in ritardo, le cose, solite cose. Ci sono i controlli secondo lei? Pochi.
Qual è il suo modo particolare di tutelarsi da questo virus quando viaggia sui mezzi pubblici? Beh, io lavoro in ospedale, quindi mi porto la mucchina dietro e la mascherina sempre a portata di mano. I controlli ci sono? Sono adeguati? Controlli no, sono lasciati solo al personale in capotreno, poi non c'è nessun altro. Quindi arrivi e partenze? Arrivi e partenze, esatto. Durante in corsa? Durante in corsa non c'è nessuno che viene a visionare le persone. In Vesuviana la situazione è identica a prima, con il Covid non è cambiato in pratica nulla, i distanziamenti per quanto riguarda la Vesuviana non ci sono a mio avviso, a meno che non si prendano Trenitalia. Con Trenitalia la situazione comunque è migliore perché i distanziamenti ci sono e le persone, la maggior parte comunque, rispettano le regole del distanziamento. Non ci sono i controlli che dovrebbero esserci. Noi ad esempio siamo qui per aver fatto l'abbonamento per prendere i treni e andare all'università, però almeno la nostra università fino a gennaio resta chiusa, quindi abbiamo fatto un abbonamento, diciamo, un po'... Seguirete a distanza? Sì, seguiremo a distanza, però l'abbiamo fatto nella speranza di... Tutto torni alla normalità. Sì. Da parte dei vostri coetanei c'è particolare attenzione, c'è consapevolezza di questa pandemia? Io credo che per la maggior parte sì. A volte vedo più persone di una certa età non rispettare le regole che i ragazzi. Credo che comunque ci sia bisogno di un certo coordinamento tra scuole e trasporti, perché comunque senza coordinamento non si arriva da nessuna parte.